Covid risalgono i ricoveri dopo tre giorni di calo. Incidenti causati dai cinghiali anche a due passi dal mare. Tentativo di suicidio sventato dai carabinieri di Urbino. Sport weekend di sconfitte per VL, BIS e Megabox. Buona serata amiche e amici di Rossini TV, e ben ritrovati all'informazione serale di Rossini News, telegiornale di lunedì 24 gennaio, che apre una nuova settimana con la Regione Marche in zona gialla. Ma è una settimana che viaggerà sull'onda del continuo monitoraggio dei numeri per capire se le marche resteranno tali anche nel mese di febbraio. Intanto oggi, dopo tre giorni consecutivi di calo dei ricoveri, sono tornati a salire i pazienti in degenza delle marche, passati dai 341 di ieri ai 350 attuali e da 53 a 54 per quello che riguarda terapie intensive che attualmente sono occupate al 21% delle loro possibilità. È pesante soprattutto il carico di decessi, oggi se ne contano altri 8 in regione di età compresa fra 80 e 93 anni. Per quello che riguarda i contagi, in tono ridotto come ogni lunedì, sono 2.268, di cui 406 in provincia di Pesaro e Urbino. Ed ora diverse notizie di cronaca, cominciamo da Pesaro, in particolare dal quartiere di Pantano, dove nella notte, fra sabato e domenica, una donna invalida di 77 anni ha riportato gravi ustioni agli arti inferiori per il presumibile cortocircuito di una coperta elettrica. La donna, paralizzata e con gravi problemi di afasia, non poteva dunque né spostarsi né chiamare aiuto, ma in qualche modo è riuscita a creare il rumore necessario per avvertire il marito che si trovava al piano inferiore della loro abitazione di via Raffaelli. Immediata la chiamata ai soccorsi con 118 e i vigili del fuoco a corsi sul posto. Per la donna che non è in pericolo di vita è stato disposto il trasferimento all'ospedale Bufalini di Cesena. Ancora cronaca perché sono sempre più frequenti gli incidenti stradali causati dai cinghiali. Animali che addirittura arrivano fino a pochi impassi dal mare, come possiamo vedere in questo servizio. Si allunga la serie di episodi di incidenti stradali causati dai cinghiali. Se ne contano a decine negli ultimi mesi. Tantissimi nell'entroterra e, in particolare, nel territorio urbinate, ma sempre più frequenti pure nelle colline peseresi. Sia sul San Bartolo dove la popolazione degli ungulati si è moltiplicata in maniera importante, sia sull'Ardizio dove a moltiplicarsi sono anche le segnalazioni di avvistamenti o collisioni a ridosso degli abitati più collinari. All'alba di sabato l'incidente è invece avvenuto addirittura a poche decine di metri dal mare, dal colle che sconfina sulla statale Adriatica fino a Fosso Seiore. Il malcapitato è un quarantenne pesarese alla guida che non ha potuto evitare l'impatto ha ucciso un cinghiale e semidistrutto la macchina. Sabato mattina erano le 5:40 sulla nazionale tra Pesaro Fano e Fano testa del Gazebo e mi sono visto improvvisamente attraversare la strada da credo ne ho contati tre o quattro tutti dei cinghiali e solo che me li sono ritrovati davanti alla macchina non ho potuto fare niente e sono andato purtroppo contro un cinghiale io fortunatamente non mi sono fatto niente il problema è che eh, poteva succedere qualcosa di, di peggio insomma eh, anche se magari avevo eh, l'illuminazione di evitarlo Magari potevo andare nell'altra corsia, passavo una macchina e sarebbe successo molto di peggio. Insomma. Il fatto è che eh, scendendo dalla macchina ho notato che era la strada è completamente buia. Invece ci sono i lampioni, ma erano tutti spenti. E questo mi fa dire che magari con un'illuminazione un, un eh, che secondo me in quella strada è necessaria. È assolutamente necessaria perché una strada nazionale con un'illuminazione adeguata magari potrei averli visti e magari evitare l'incidente. L'episodio raccontato da Angela anche attraverso Facebook ha aperto un dibattito social sulla corretta illuminazione di un tratto stradale che di fatto unisce Pesaro a Fano. Quanto ai danni materiali esiste invece uno specifico protocollo di indennizi della regione Marche per gli incidenti causati dalla fauna selvatica. Risarcimenti comunque parziale che non riportano in vita l'animale né salvaguardano l'incolumità di chi è la guida della macchina o ancora peggio di una moto o di una bicicletta. Le foto che vi mostriamo ora si riferiscono invece ad alcuni interventi dei vigili del fuoco di pesaro avvenuti questa mattina in alcune vie del centro storico. Interventi finalizzati a rimuovere dei coppi pericolanti potenzialmente a rischio caduta sulle strade di pubblico transito. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i tetti utilizzando un'autoscala. Ancora a cronaca, ma ci spostiamo nell'entroterra dove i carabinieri di Urbino hanno sventato un tentativo di suicidio. Una telefonata può salvare una vita, soprattutto se stati d'animo di depressione e disperazione incontrano all'altro capo della cornetta una voce che sa ascoltare e maneggiare momenti di estrema delicatezza. E quanto accaduto domenica sera quando i carabinieri di Urbino hanno sventato una minaccia di suicidio grazie all'abilità dissuasiva di un giovane militare della centrale operativa. Centrale urbinate che riceve la telefonata di un uomo italiano di 60 anni che ha raccontato di avere un coltello minacciando di essere in procinto di utilizzarlo per farla finita. Il giovane carabiniere a questo punto crea un legame di empatia con lo stato di depressione dell'uomo e riesce ad ascoltarlo e trattenerlo al telefono per oltre un'ora. Ovvero per il tempo utile a individuare il cellulare da cui proviene la chiamata e riuscire a far trapelare la localizzazione dell'aspirante suicida, vale a dire un parco comunale nel territorio di Montegrimano Terme. Un'ora di tempo in cui il carabiniere riesce ad allertare i colleghi del nucleo operativo radiomobile e i sanitari del 118, che in breve tempo raggiungono il sessantenne. Sessantenne che effettivamente aveva un coltello, ma alla vista dei soccorritori e in seguito alla telefonata intercorsa decide di consegnare la lama ai carabinieri e consegnarsi ai sanitari per un ricovero all'ospedale di Urbino. Fra i motivi scatenanti la minaccia dell'insano gesto, una profonda delusione d'amore, tale da gettare l'uomo in uno sconforto ai limiti del sostenibile. Dalla cronaca alla memoria storica, ci spostiamo a Vallefoglia dove venerdì sera si è celebrato il 78 anniversario del tragico scoppio di Montecchio, ovvero la commemorazione di una ferita aperta della Seconda Guerra Mondiale sul nostro territorio. Stasera siamo qui a Montecchio dove 77 anni fa è avvenuto un fatto acclatante, una polveriera che era proprio in, queste, in questa zona qui è stata fatta saltare migliaia e migliaia di bombe sono scoppiate in un attimo, tant'è che l'abbaglio è arrivato da Pesaro Urbino, si è visto il lampo di fuoco. Diciamo erano quasi le 9 di sera, per il 1944 era già notte buia, considerando che le luci non c'erano, la gente tutta campagna e via, eccetera. La chiesa non era qui, era in un'altra zona del paese, però qui è stato tutto spianato da questo terribile boato dove persero la vita 33 persone. E ancora oggi abbiamo parenti, eh, amici, conoscenti, familiari di questa gente, forse anche dei figli piccoli di, queste, di questi caduti che eh, diciamo sono eh, ancora vivi e dobbiamo mantenere alto il ricordo di questa bruttissima serata che poi ha lasciato oltre 33 morti, anche tantissimi invalidi, tantissimi mutilati, danni un po' a persone, cose, animali, via eccetera. Fu una tragedia per l'intera provincia, per questa vallata. Montecchio pagò un prezzo pesantissimo delle vicende della guerra. E poi non bisogna mai dimenticare che dopo quella vicenda ci fu diciamo, una catastrofe della guerra proprio qui a fianco a Montecchio dove ci fu, ci fu lo scoppio. Delle mine con il cimitero degli inglesi, dei canadesi e di tanti altri morti, per, passando nelle vicende della guerra al cimitero altrettanto importante di, di Gradara. Ecco, io penso che bisogna ricordare per trasmettere alle nuove generazioni che la guerra è distruzione, è devastazione, è lutto, è dolore e miseria. E poi l'impegno che fu veramente importante dei montechesi per eh, ricostruire dopo quelle, mo, quei morti che ci furono. Noi ricordiamo ogni anno e, e mandiamo un messaggio di pace. Doveva essere lo spettacolo di inaugurazione della stagione di prosa 2022 del teatro sperimentale, ma per ora viene rinviato a data da destinarsi. Parliamo del malato immaginario di Molière interpretato da Emilio Solfrizzi che a causa della positività al Covid-19 di un componente essenziale del cast viene rinviato a data da destinarsi rispetto al programma che l'avrebbe visto a Pesaro da domani fino al 30 gennaio. In attesa della decisione su nuove date si informa che restano validi i biglietti già acquistati per le date previste questa settimana. Parliamo degli itinerari della bellezza di Confcommercio che si fanno apprezzare anche in Spagna. Ieri si è infatti conclusa la Fitur di Madrid, ovvero una delle più importanti fiere dedicate al turismo in Europa, fiera in cui la Confcommercio di Pesaro Urbino è stata l'unica rappresentante marchigiana col suo progetto di valorizzazione di 16 comuni della provincia di Pesaro Urbino. Tantissimi i visitatori che si sono accaparrati la guida della provincia nei cinque giorni di presenza negli spazi espositivi allestiti dall'ENIT. E parliamo ancora di valorizzazione turistica, occupandoci però di Gradara con il progetto Virtual Tour Gradara, capitale del medioevo, realizzato in collaborazione con Media Run. Un progetto che nei giorni scorsi è stato presentato in videoconferenza alla decima commissione del Senato, dedicata a Industria, Commercio e Turismo. Virtual Tour è infatti una nuova frontiera in digitale di divulgazione e accoglienza turistica legata a nuove tecnologie per offrire esperienze immersive di realtà aumentata in chiave di valorizzazione del territorio. L'audizione però è stata anche l'occasione per discutere a livello politico su problematiche e prospettive connesse all'accessibilità, alla vivibilità e alla riqualificazione dei borghi italiani. Dopo un 2021 saltato per restrizioni da pandemia, cani, gatti, ma anche cavalli, asini e criceti sono tornati a riempire Piazza del Popolo di Pesaro durante la tradizionale benedizione degli animali di Sant'Antonio Abate che si è tenuta ieri. Cani e gatti, ma anche cavalli, asini, criceti, conigli e persino pesci canarini. Animali di ogni genere per tanti pesaresi che hanno risposto all'appello della tradizionale benedizione celebrata in occasione della festa del protettore Sant'Antonio Abate. Una manifestazione che ha radunato una cinquantina di animali in piazza del popolo a Pesaro con i loro padroni e i tanti cavalieri delle giacche verde Marche, associazione coordinatrice dell'iniziativa. È un'occasione di trovarci perché Sant'Antonio Abate è la tradizione degli animali, di tutti i tipi di animali. Dopo due anni ci ritroviamo per il discorso della pandemia eh, abbiamo chiesto le autorizzazioni al comune perché, come patrocinio ma soprattutto anche alla prefettura e alla questura che ci hanno dato l'ok okay per farlo abbiamo cercato di tenerlo in sordina ma bene o male l'importante eh, è che la gente abbia la mascherina e distanziamenti la piazza è talmente grande una delle piazze più belle d'Italia e come vedete anche oggi con un passaparola è, si è riempito ugualmente la piazza come abbiamo visto la piazza è piena di cani di gatti, di canarini ho visto, ci sono anche il gruppo degli asinelli, questo fa piacere perché si ritorna un po' alla vita quotidiana di tutti i giorni, questo è un piccolo segnale. Poi devo sempre ringraziare i miei, miei giacche verdi perché durante l'anno noi facciamo tanto attività di volontariato, di monitoraggio, del controllo del territorio, anche questo è un modo di ritrovarci, è sempre una piccola festa ma è un modo di ritrovarci anche a quelli che hanno come noi piacere e sono amanti degli animali ci ritroviamo con i frati minori che hanno loro stessi, stanno dando la loro benedizione e che ci porti bene per il futuro. Il significato è quello di stare insieme perché amiamo gli animali e far conoscere gli animali specialmente ai bambini e poi niente, siamo qui per, per l'amore degli animali noi. Sono di Asineria Muttegridolfo e dottor Pumba, siamo venuti finalmente dopo due anni e siamo riusciti a fare di nuovo questa manifestazione molto bella e simpatica e anche con una bella giornata, nonostante un po' di freddo. È peccato per chi non c'era, speriamo che quest'altro anno ci possa essere tanta più gente ancora più, più liberi di come siamo adesso. È una giornata importante perché serve per, la, per lanciare un messaggio su quello che è il rispetto eh, degli animali, della loro cura, della loro tutela e della loro gestione. Pesaro è una città che ha, grande, che ha grande sensibilità nei confronti degli animali però è sempre bene tenere vivo l'interesse e ribadire il messaggio perché ogni animale a partire dal più piccolo fino ad arrivare al più grande come sono i cavalli ha delle necessità particolari che debbano essere rispettate. Ed ora concludiamo con lo sport dopo un weekend che purtroppo ha registrato soltanto sconfitte per la VL, per la Vispesaro e anche per la Megabox Valle Foglia. Zero punti e zero sorrisi nel weekend delle squadre pesaresi. Tutte sconfitte dalla VL alla Vispesero fino alla Megabox Box Vallefoglia. Secondo Capo in pochi giorni per la Carpegna prosciutto Basket Pesaro, che dopo il trentello di punti subito giovedì a Brescia, gioca una gara ben più decorosa a Trieste ma senza premio. Vince l'Alliance 89-78, una gara in cui i peseresi hanno cercato costantemente di stare incollati alla partita, ma senza mai realmente andare vicini a ribaltarne le sorti. Un'ambizione definitivamente naufragata sugli infortuni di Tyric Jones e Moretti arrivati nella seconda parte di gara. Infortuni che andranno valutati in una settimana che Banchi aspetta per tornare a lavorare in palestra dopo lo stillicidio di gare ravvicinate post-Covid alle evidenti difficoltà che abbiamo di condizione per cercare, come detto, di rigenerare una squadra che è stata toccata abbastanza pesantemente dal Covid, eh, pur essendo stata in grado di fornire questa prestazione contro Milano onestamente, al di fuori, al di sopra di ogni logica, perché in quelle condizioni riuscire a tenere testa alla, alla capolista era qualcosa lontano dal... Dai nostri pensieri, ma come inevitabile, eh, serve del lavoro. Serve riportare la squadra in palestra, serve rigenerarla sotto il profilo fisico, sotto il profilo tecnico. E stasera, questa, queste difficoltà si sono di nuovo manifestate. Ho sperato che riuscissimo a controllare meglio il ritmo della gara, cosa che non è accaduto, soprattutto nei primi 20 minuti. Eh, le percentuali non ci hanno assistito quando hai così tante seconde opportunità, finendo la partita con 23 tiri dal campo più dei nostri avversari. Sembra paradossale, ma non riuscire a, a tenere la scia fino alla fine eh, eh, sicuramente va, eh, va riconosciuto a merito della loro precisione e viceversa a demerito della nostra imprecisione. Eh, ad aggravare la situazione, gli infortuni di Jones e Moretti che ci hanno impedito di affrontare l'ultimo periodo con il nostro miglior organico possibile. E come detto, adesso si tratta di eh, affrontare con eh, coscienza questo momento. Eh, ci sono passate altre squadre. Dal basket al calcio, assolutamente deludente il ritorno in campo dopo un mese per la Vis Pesaro che al Benelli ha ospitato un teramo impelagato nei play-out ma che si è mostrato più arrembante e concentrato dei pesaresi. Una Vis colpita freddo dopo due minuti dal gol di De Grazia e di fatto battuta dal raddoppio alla mezz'ora di Bernardotto, valso lo 0-2 definitivo. Questo è un condizionamento dell'aspetto mentale, 200%. Non abbiamo approcciato in maniera aggressiva determinata, anche se sapevamo che il Termo poteva appunto doveva essere vendicativo e al contrario le abbiamo regalato un gol a freddo che ti condiziona troppo. Nel secondo tempo poi ti dico che la squadra ha cambiato, io ho chiesto di vincere almeno il secondo tempo dal punto di vista emotivo e mentale e lì devo dirti che la mia paura era che nell'attaccare, nello sbilanciarsi davanti si potesse prendere qualche ripartenza, che invece non è successo. Ci sono stati 11 tiri in porta, due occasioni forse abbastanza nitide con a quadro e delle spins, ci sono stati tanti episodi e lì devo dirti che mi dispiace per i ragazzi perché riaprire la partita con un gol ti avrebbe dato la possibilità di vedere come andava a finire. Eh, quando si perde, bisogna stare zitti. Bisogna pensare che fortunatamente abbiamo una buona classifica. Hanno perso in tanti sotto. Continuiamo, lavoriamo e cerchiamo di migliorare. Nel volley, altra sconfitta in tre set per la Megabox Valle Foglia, che perde 3-0 in casa della Fenerachieri, che la costringe a rimanere a un solo punto dal fondo classifica. E con lo sport si conclude questa nostra edizione del Telegiornale. Ora vi ricordo la nostra prima serata che come ogni lunedì prevede alle 21:20 una nuova puntata di Check-up Obiettivo Salute, programma realizzato in collaborazione con Fisioradi Medical Center. Questa sera la tematica trattata è quella delle patologie trattate dal podologo e lo faremo in compagnia del dottor Paolo Brunetti, appuntamento alle 21:20 con prima replica alle 23:15. E domattina torna l'informazione di Rossini TV con la nostra consueta rassegna stampa che vi tiene compagnia dal lunedì al sabato. Buongiorno Rossini, come sempre in diretta alle 7.20 e poi le repliche alle 8.20, 12.30, 14 e 18. E vi ricordiamo anche l'app di Rossini TV, un bello strumento per avere sempre a portata di clic la possibilità di rivedere le nostre notizie, consultare la nostra programmazione o semplicemente inviare delle segnalazioni alla nostra redazione. Ed è davvero tutto per questa sera, ora vi lascio alle previsioni del tempo e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei programmi di Rossini TV.